benvenuti al quarto Memorial Il Sorriso di Kate. Siamo qui ad accogliere tante donne che ogni anno, col cuore e con la testa, partecipano a questa iniziativa. In questa giornata le donne in rosa sono loro le protagoniste del Sorriso di Kate, manifestazione a supporto della Race for the Cure. Donne che stanno affrontando o che hanno affrontato il tumore al seno e mandano un forte messaggio di incoraggiamento a tante altre donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Una manifestazione dedicata a lei per la sua sensibilità, disponibilità e soprattutto per la sua amicizia e vicinanza. Caterina, donna forte, coraggiosa, ha combattuto per anni la sua battaglia contro questo male, ma anche con la sua malattia trasmetteva la sua sensibilità verso la vita e soprattutto ha trasmesso tanto coraggio a quelli che la circondavano. Nello stesso momento è riuscita a farci conoscere l'associazione Race for the Cure della Comen per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. È con grande orgoglio che vi comunichiamo che il quarto Memorial Il Sorriso di Kate ha raccolto una somma pari a 5.500 euro, di cui 3.500 saranno devoluti alla Comen per i progetti contro il tumore al seno e 2.000 euro invece li doniamo al reparto di oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Inoltre oggi abbiamo inaugurato una panchina rosa dedicata a Caterina, dedicata a tutte le donne che purtroppo come lei non ce l'hanno fatta, a chi sta lottando e a chi ha vinto, ma soprattutto è anche simbolo della prevenzione del tumore al seno e anche della solidarietà femminile. Attraverso questa panchina vogliamo ricordare alle donne che combattono contro questo terribile male di non essere da sole ad affrontare questa battaglia. Una panchina rosa proprio qui in piazza Umberto I, perché la piazza rimanda a un senso di condivisione, di invito all'incontro, al dialogo, alla partecipazione. Un po' come la panchina rosa, la piazza è un luogo dove non ci si sente soli. È proprio questo il senso di questa panchina, condividere e prendersi cura. Anche quest'anno l'AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, la sezione regionale del Molise, ha partecipato alla camminata organizzata a Riccia per commemorare Caterina, è il quarto anno che viene organizzata, per dare un contributo per quanto riguarda la prevenzione del tumore della mammella. Quest'anno insieme all'azienda sanitaria regionale del Molise sono state organizzate delle ecografie di screening che sono state fatte in mattinata, proprio per cercare di sensibilizzare su questo tema, che è il tema più importante per quanto riguarda l'oncologia, cioè la prevenzione. Ci auguriamo che in collaborazione con gli organizzatori della passeggiata e soprattutto con l'azienda sanitaria regionale si possa prevedere per i prossimi anni un'implementazione dei programmi di screening anche in occasione di queste giornate. L'AIOM è da sempre in prima linea e comunque a supporto di queste manifestazioni, proprio per poter sensibilizzare sempre di più la cittadinanza ai programmi di screening che sono alla base della cura.